FCC Agropontino, come tuo osserva il movimento dei compagni, poi vada Mattei. Ancora due. Matozzo si abbassa, prende le pallone, verticalizza per Sannino. Si sposta le palle sul sinistro e calcia! E il vantaggio dei campioni in carica con la firma di Pierluigi Sannino, sinistro all'angolino preciso. E 1-0 dopo appena 3 minuti. Ma tutte le corner, arriva Sannino in corsa, due volte Sannino! Sfrutta il rimpallo, arriva! Al secondo tentativo fa doppietta e 2-0 dopo 6 minuti. La doppietta di Pierluigi Sannino, tutte e due con il mancino, il piede preferito. Dunque, momento difficile adesso per la sinergia. Forza nel suo destro, bravo per l'interdizione anche Pamplio. Prova il suo mancino, riesce. Riparte ancora Matozzo con il mancino, apre il piattone. Firma anche lui in questa finale, mette il timbro ed è 3-0 per i campioni in carica. Questo è anche qualcosa di più. Sannino punta Albertini, va sul sinistro Sannino, calcia ed arriva il gol del 4-0. Patrick tripletta per Sannino. Sono 4 per Agropontino. Stesso vicino di Pirola, si muove Albertini, può calciare con il destro qui, sfortunato, colpisce il palo, poi Pirola ancora per Pampino, Paduano e poi si va in contropiede con Matozzo che calcia. Cori non è qualche modo, Albertini, Pampino dimenticato dalla difesa. La scuttegata ancora Paduano, ancora Pamplio, poi la sinistra di Pirola, non si passa. Paduano con le mani, controllo meraviglioso di Sannino, poi sterza sul destro, calcia Sannino, ancora Gori, poi palla per Matozzo, tiene il possesso, Sannino detta per Matozzo, e 5-0, calcio champagne per il BCC Agropontino. Pallone splendido di ritorno e 5-0. Firmato una doppietta nel primo tempo, doppietta anche per Matozzo. Invece i marcatori della sfida, Albertini doppio passo, se ne va sul mancino, gol bellissimo di Albertini che è corso alle distanze, è 1-5. Componente della partita qui da dopo. A battere ancora Pirola, Pamplio che l'incontro, le finte, poggia per Pirola, pallone che entra in porta, alla fine 2-5, partita che si può riaprire, non mancano 12 minuti più eventuale recupero. Per accorciare, sotto di due reti, nel corso di Pamplio, parte col destro! Piazza Paduano è 3-5. La partita adesso sì che è riaperta per recuperare Matozzo. Apre sulla destra per il sinistro di Sannino che ha la prima opportunità. Cala il poker personale, sono 6 per l'Agropontino. E dunque dopo il gol che dava un po' più di speranza, adesso sono di nuovo 3 gol di differenza. Palla all'indietro per Lastraioli, Albertini, è più positivo in una squadra lombarda. Stenzo sinistro, calcia Pamplio e trova l'angolino alla sinistra di Paduano e dunque accorcia nuovamente 6-4. Per chiudere la finale. Pronto Matozzo. In corsa di Matozzo contro Gori. Parte Matozzo col sinistro, Gori. Non si fa sorprendere. Si riparte nel calcio d'angolo, Matozzo va sul punto di battuta.
prendere qualche secondo. Sanino, ancora per Matozzo, 3 minuti alla fine segnalati dal direttore di gara, quindi si giocherà fino al 24esimo questo secondo tempo. Matozzo calcia col sinistro, Gori a mano aperta risponde d'angolo. È finita! A battere Albertini, il dietro per Panfilo che calcia altissimo e vince nuovamente la DCC Agrofontino, che è campione del torneo nazionale di calcio a 5 delle banche di credito cooperativo della 18esima edizione. Ancora campione la squadra di Agrofontino.